Ragazze, ciao ragazze, benvenute a questo nuovo video nel mio bagno. Un video natalizio perché siamo in tema Natale, quindi mi sono messa questo fermaglino di Natale che suonerà per tutto il video. Comunque ragazze, ci tenevo tantissimo a farvi questo video per mostrarvi una routine specifica per pelli grasse e miste, perché in tantissime, soprattutto da quando ho aperto il mio shop online Carita Shop, mi chiedete sempre di consigliarvi prodotti per brufoli e punti neri. Quindi questo video è per voi, ma non solo. Questi prodotti in generale servono per migliorare la pelle. Comunque voi mi chiedete sempre come faccio ad avere una bella pelle, questi sono i prodotti che uso io. Quindi non solo combattono brufoli e punti neri, ma anche tutte le impurità come pori dilatati, le macchie della pelle, schiariscono i segni post acne. Quindi sono prodotti purificanti che comunque fanno una bella pelle. Ci tenevo tantissimo a farvi questo video. Ovviamente tutti i prodotti che vi mostrerò li troverete sul mio shop online www.caritashop.com e c'è una sezione specifica che si chiama brufoli e punti neri, e là trovate tutti questi prodotti, quindi è molto semplice. Allora, innanzitutto voi dovete struccarvi il viso, quindi vi faccio vedere la vostra pulizia della sera. Allora, alla sera vi consiglio di struccarvi con un olio vegetale come questo di nocciola. Questo è un olio vegetale di nocciola di Alchemilla, che è un olio che ha proprietà purificanti, infatti c'è scritto che penetra nella pelle, non unge, è adatto anche alle pelli miste e grasse perché ha un'azione purificante, astringente e riequilibrante. Praticamente con l'olio andate a rimuovere le impurità e il grasso che c'è nei vostri pori, oltre a tutte le tracce di trucco, quindi vi struccate benissimo. Vi faccio vedere poi come eliminarlo completamente. Vado a massaggiare l'olio praticamente su tutto il viso, quindi sul naso, in particolare dove ho i punti neri. Quindi non so se vi ricordate, si dice l'olio elimina l'olio. Certo è questo, non è importante quale olio usate, anche se l'olio di nocciola è molto indicato per la pelle mista e grassa, ma potreste utilizzare, vi consiglio anche l'olio di sesamo e l'olio di riso, che potete trovare sempre in queste confezioni molto belle col dosatore su caritashop.com, ve li straconsiglio. Praticamente dopo aver assaggiato su tutto il viso, io cosa faccio? Mi trovo benissimo a usare questo qua. Questo è il panno in bambù di Nakomi. Da quando l'ho scoperto mi detergo il viso sempre con questo e vedo che la pelle si pulisce più a fondo. Quindi praticamente io prendo questo panno, vedete, in bambù, è favoloso. Noi ne vendiamo tantissimi anche in negozio e lo trovate anche online. Praticamente lo passo su tutto il viso, lo bagno anche un pochino con acqua tiepida e praticamente vado a pulire tutto il viso, così tutto lo sporco si toglie a fondo. Questo qua io lo uso ogni giorno, praticamente lo lavo e il giorno dopo è asciutto e lo uso comunque ogni 2-3 giorni e ve lo straconsiglio, veramente pulisce a fondo la pelle, migliore di qualsiasi panno. Infatti non uso più neanche microfibra, uso sempre questo in bambù, è fenomenale. Ragazzi, io utilizzo questo qua, questo è un kit che vi straconsiglio soprattutto per le ragazze che hanno problemi di brufoli, punti neri, anche di macchie. Questo qua è tutta la linea skincare che io adoro follemente e ho venduto tantissimo, tutte le ragazze sono trovate bene, ed è un cofanetto che praticamente contiene al suo interno la crema viso, il trattamento gel da mettere sui singoli brufoli e il detergente. Quindi una routine che voi dovete fare mattina e sera, e veramente conviene tantissimo anche il prezzo, che sono 3 prodotti, ed è ricco di oli essenziali come di rosmarino, di limone, ma anche di acidi della frutta. Ecco perché è sia purificante sia schiarente, quindi fate 2 cose in uno, veramente è buonissimo. Fumo di limone, tutta la linea è bellissimo, però lo trovate anche come prodotto, come prodotti singoli sfusi. Vedete, ad esempio questa qua è la crema che ho usato tantissimo. Poi c'è lo stick all'interno e il detergente, sono questi 3 prodotti. Quindi adesso io vado a lavare il viso col detergente Skin Clear. Ok ragazzi, una volta lavato il viso vedete che già la vostra pelle è molto pulita, perché state facendo tanti passaggi fondamentali. Adesso poi mi trovo benissimo ad usare anche questo qua. Questo ragazzi è il sapone nero, non so se lo conoscete, ed è il rimedio fondamentale contro i brufoli, i punti neri, ma viene utilizzato non solo sul viso, lo potete usare anche sulle gambe, sulla schiena, se avete brufoletti, peli incarniti, è veramente fenomenale e io lo straadoro. Anche questo lo trovate sul sito del Carita Shop ed è della marca Nakomi, che io adoro follemente. Praticamente questo è sapore nero originale, fa un profumo bellissimo, una cosa super particolare,
Allora, questo praticamente va benissimo per rimuovere l'olio appunto dal viso. Io comunque lo faccio o come passaggio unico, quindi invece del detergente, a volte faccio così, il detergente lo faccio la mattina, oppure li uso tutti e due. Se voglio pulire di più il viso, faccio come vi ho fatto vedere, uso sia il detergente che il sapone nero. Oppure potete usare il sapone nero la sera e il detergente viso skincare la mattina. Questo lo lascio anche un po' in posa, veramente questo rimuove tutto, è favoloso ragazzi, vi giuro. Un altro passaggio fondamentale che in tanti sottovalutano ma è importantissimo è il tonico. Io uso sempre il tonico della linea Skincare di Dr. Organic, veramente è una linea che ho inserito sul mio shop perché veramente ci credo tantissimo, l'ho provata in anteprima tanti mesi fa e me ne sono innamorata subito, infatti l'ho deciso di inserirla, veramente è top. E questo tonico, anche esso ha una funzione schiarente e purificante, va sempre utilizzato sul viso, veramente è fenomenale, io lo adoro. Praticamente lo passo sul viso, ha un profumo di limone poi stupendo. Praticamente vi accorgerete che il dischetto non verrà pulito, quindi il tonico è fondamentale perché il tonico completa la pulizia, chiude i pori della pelle e vi permette di avere una pelle pulita senza punti neri e impurità. Vedete, comunque c'è sempre un po' di sporco. A questo punto ragazzi è momento di mettere la crema. Io come crema viso vi straconsiglio questa, che è sempre della Skincare di appunto Dr. Organic ed è quella che trovate appunto nel cofanetto. Potete comprare anche sfusa sul sito Carita Shop e ve la straconsiglio. Questa riduce i pori della pelle, riduce i brufoli, i punti neri, riduce le macchie e soprattutto è oil free, quindi non vi fa sudare la pelle ed è bellissima, è una crema bianca molto leggera che si assorbe molto bene e non lascia la pelle unta. Io la stra adoro anche perché ha un profumo di limone, praticamente non contiene olio, è favolosa ragazzi, anche molto opacizzante. Io la stra adoro, guardate come si assorbe bene, ecco qua. A questo punto sui singoli brufoletti andiamo a dare il tocco finale, questo qua che è il trattamento gel 5 in 1. Anche questo qua lo potete comprare sia singolo sia è presente nel cofanetto assieme alla crema e al detergente, quindi poi decidete voi, però io veramente ve lo straconsiglio perché con questo andate a metterlo sui singoli brufoletti, che adesso io non ho perché comunque curando sempre la pelle in questo modo, ecco, forse qua lo metto anche dove ho i brufoletti sotto pelle, perché questo, ecco qua, ve li fa uscire fuori. Ecco qua. Quindi adesso così io vado a dormire. Poi la mattina dopo, ovviamente quando vi svegliate, lavate sempre il viso. Se volete fare una cosa veloce, utilizzate questo detergente, appunto Skincare, oppure potete utilizzare anche il sapone nero che vi ho fatto vedere prima. Quindi poi decidete voi. Poi anche la mattina sempre il tonico, che già di per sé astringente e purificante, ha anche un potere schiarente sulle macchie, e la crema viso. Come crema viso vi consiglio questa qua di Apiarium, che è una crema veramente fantastica, chiunque la prova la compra sempre. È una crema per pelle mista e grassa, molto purificante, molto astringente, che durante la giornata non vi fa sudare il viso, però non è neanche aggressiva, quindi neanche che vi sgrassa tanto il viso. È molto molto bella, è a base di propoli, è veramente favolosa ragazze. Questa qua è una cremina che vi straconsiglio, quindi come crema viso giorno questa è veramente ottima. Ovviamente è una crema che vi consiglio anche se dovete truccarvi, perché è una crema che fa una buona base trucco opacizzante ed è una crema che si assorbe proprio in fretta, quindi è ottima se vi dovete truccare e dovete uscire. Quindi la mattina fate questi 2-3 step veloci e uscite. Poi per quanto riguarda la routine da fare, quella là settimanale, io vi consiglio di fare sempre la maschera e lo scrub, perché sempre vanno fatti sempre, in particolare se avete la pelle soggetta alle impurità, soprattutto se siete adolescenti, ma anche per noi grandi comunque la pelle si mantiene sempre pulita, quindi abbiamo bisogno sempre di utilizzare prodotti purificanti. Faccio sempre della linea Skincare che vi ho detto la amo tantissimo, e infatti la vendo tantissimo sia nel negozio Carita Shop che sullo shop online, ed è veramente favolosa, cioè sia lo scrub che la maschera. Adesso me li faccio così ve li faccio vedere tutta la linea. Guardate, allora vi faccio vedere, questo è uno scrub che praticamente ha dei granuli che non fanno male innanzitutto, e
permettono di esfoliare la pelle e non solo di rimuovere puntinieri e brufoli, ma anche di schiarire le macchiette. È veramente favoloso, dà un aspetto pulito a tutta la pelle immediatamente quando lo faccio, veramente lo adoro. Allora, questo qua lo potete fare una volta a settimana se non avete problematiche particolari, oppure anche due volte a settimana. Ricordatevi che comunque non è assolutamente aggressivo, poi se vi strofinate come delle forsennate lo diventa. Comunque è davvero favoloso, io lo lascio anche 2 minuti agire, perché comunque agli acidi della frutta, all'acido salicilico, al carbone, quindi agisce molto bene. E poi mi sciacquo e vado ad applicare la maschera al viso. Ecco qua, la pelle è veramente stupenda, ragazzi, guardate qua, cioè è veramente bellissima. Quando faccio questo scrub mi viene una meraviglia. E poi applico la maschera al viso. Questa è la mitica maschera al carbone nero, la maschera nera, che è troppo bella. Allora, riduce i punti neri, brufoli, calma la pelle, contiene acido salicilico, acido della frutta, tea tree oil essenziale di tea tree, quindi funziona benissimo per tutte le imperfezioni della pelle. È veramente fenomenale, guardate, praticamente è nera. E questa qua la potete mettere o su tutto il viso, oppure solo sulla zona T, su fronte e mento, come preferite. Comunque non è una maschera aggressiva, cioè io mi ci trovo bene, quindi poi magari se avete la pelle molto sensibile potete metterla soltanto dove avete le imperfezioni, quindi naso, fronte e mento, senza le guance, insomma, dove avete le imperfezioni. Io la metto dappertutto, mi trovo benissimo. Potete anche fare lo scrub e la maschera in 2 giorni diversi. Se trovate che è troppo per voi, fate lo scrub e il giorno dopo fate la maschera. Avete lo stesso effetto purificante, però non andate a irritare la pelle, che come sapete è tutto molto soggettivo. Comunque è bellissima questa maschera, è la migliore. Voi come sapete, ragazze, io nel mio shop online inserisco, io ho il cuscinetto anche qua, io inserisco solo prodotti che ho realmente provato e che realmente funzionano, e vi giuro che questa linea skincare ne ho provati tanti, dei prodotti contro i brufoli, i punti neri, ma questa veramente funziona, è veramente buona, è fatta bene, c'ha una lista così grande di ingredienti che sono tutti ottimi per migliorare la pelle, questi problemi, quindi ve li straconsiglio. Non state a spendere soldi di prodotti farmaceutici, robe medicinali, provate, sono veramente 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 buoni. E ovviamente anche gli altri che vi ho consigliato, il sapone nero, il panno in bambù, io mi trovo bene proprio con questa routine, quindi voi fatela e poi fatemi sapere. La maschera stemposa, vi volevo far vedere anche quest'altra maschera. Questa è un'altra maschera che vi straconsiglio qualora vogliate una maschera ugualmente purificante, però più delicata. Se avete la pelle sensibile, magari già sapete che siete soggetti a rossore, a coperoso, però comunque volete purificare la pelle, vi consiglio questa. Questa è una maschera viso biologica rigenerante e purificante di Apiarium. Anche questa l'ho inserita sul mio shop online perché l'ho provata e mi è piaciuta tantissimo. Questa è una novità di Apiarium, ha fatto due, una anti-age e una rigenerante e purificante, è veramente ottima. Questa si mette sempre in posa, si lascia agire 10-15 minuti e poi si sciacqua, quindi come quest'altra. Vi faccio vedere all'interno com'è. È una maschera di quelle là all'argilla, all'argilla bianca, e infatti se leggiamo gli ingredienti contiene praticamente argilla e vari estratti che servono per purificare la pelle, quindi è molto più delicata, quindi decidete voi, sono entrambe ottime, potreste anche prenderle entrambe e utilizzare questa qua quando volete purificare di più la pelle e questa qua, quindi alternale fra di loro. È sempre purificante, rigenerante, illumina l'incarnato, però è più delicata. Io, volete sapere come faccio? Le alterno, faccio una volta questa e una volta questa, mi trovo benissimo, le adoro entrambe perché questa mi pulisce a fondo, questa però mi dà un aspetto anche proprio rigenerato, più luminoso del viso, quindi mi piace tantissimo. Quindi ragazzi, adesso dopo 10-15 minuti andiamo a sciacquare il viso. Ragazze, tolta la maschera, cioè voi mi dovete dire, io ho una pelle favolosa, a me nessuna maschera, beh, è tutta la routine, però la maschera, vi giuro, è qualcosa di top, di superiore. Però sono tutti i prodotti, ricordatevi che la pulizia del viso non è quando vi fate la maschera o lo scrub, è quella che voi fate tutti i giorni, quindi assicuratevi di utilizzare pochi prodotti, come vi ho fatto vedere, però buoni, non utilizzate 3000 detergenti, 3000 robe, prendetele pochi ma buoni, e vi posso assicurare che questi prodotti vi durano
durano una vita. Cioè, sta maschera io ce l'ho da quasi un anno e guardate, quindi sono prodotti di qualità e ve li straconsiglio, vi durano un casino. Stessa cosa lo stick per i brufoli, no? Che voi lo vedete così piccolino, ma questo l'ho usato sui singoli brufoli, anche questo ce l'ho da un anno e praticamente perché se ne usa pochissimo. Questo è tutto, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, veramente veramente mi fa piacere tantissimo farvi scoprire questi prodotti e ci metterò il massimo sempre per farvi scoprire sempre prodotti nuovi, buoni, e inserirò sempre tante cose bellissime sul mio shop online per risolvere i vostri piccoli problemi di pelle. Mi raccomando, se li provate fatemelo sapere, se li volete acquistare vi lascio il link www.caritashop.com. Vi mando un bacio grandissimo, ciao raga, lasciate un like se vi piacciono le mie recensioni, i miei video, fatemi sapere anche delle richieste nei commenti, vi accontenterò con piacere. Ciao ciao.